Sono con Angelo Garini, architetto, events e wedding designer. Angelo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Angelo, tu hai ereditato dalla tua famiglia l'amore per l'arte del ricevere e la passione per il bello. I salotti dei tuoi nonni e bisnonni erano frequentati da personaggi illustri del mondo della cultura, Carducci, D'Annunzio, solo per fare alcuni nomi. Quanto è stato importante questa tradizione familiare poi nel tuo percorso professionale? Diciamo che fa proprio parte di quello che sono, di quello che è stata la mia evoluzione, la mia crescita. Io fin da piccolo sono sempre stato un grande appassionato di storia della tavola e arte del ricevere, quindi sono diventato un po' anche la memoria storica di famiglia andando a ripercorrere i percorsi fatti dai miei antenati, quindi Carducci, che era un carissimo amico del mio trisnonno, fra l'altro si dice addirittura che alcune delle sue opere siano state scritte quando era ospite nella casa dei miei trisnonni, e D'Annunzio invece, che frequentava i miei bisnonni, fra l'altro delle lettere autografe. E ti darò una cosa in più, una curiosità in più: ho trovato una storia, una novella scritta dalla sorella del mio bisnonno, che racconta di un pranzo di famiglia fatto in occasione dell'onomastico della loro nonna, quindi sarebbe la mia trisnonna, in cui si parla di questa tavola, di questo allestimento, di questi piatti particolari che ho io. E quindi è bello, insomma, andare un po' alla ricerca di queste storie, e fanno parte, come ti dicevo all'inizio, di quello che sono e di quello che è poi diventato il cuore del mio lavoro. Il tuo background familiare e professionale. Tu sei un events e wedding designer, nonché un architetto, definito da molti l'architetto dei sogni. Questa figura unisce in sé appunto le figure di wedding planner ed architetto. Come possiamo spiegare ad una sposa che differenza c'è fra un matrimonio organizzato da una figura professionale che appunto si occupa esclusivamente di organizzazione matrimoni e una figura complessa come un wedding designer, un architetto e wedding planner, che riesce a unire un po' più a 360 gradi tutto questo ensemble? Allora, la domanda è interessante, perché siamo in un momento in cui questa professione, che è quella dell'organizzatore, del creatore di eventi, è in grande crescita, ma è una crescita fuori da ogni tipo di controllo. Quindi questa professionalità è appunto cresciuta, ma non corrisponde nella sua crescita a capacità, conoscenze, e già proprio dalla prima definizione non si capisce bene che cosa sia un wedding planner, un wedding designer. Il wedding planner, per usare la terminologia inglese, è colui che organizza l'evento, e si dovrebbe affiancare alla figura del creativo, che è poi il wedding designer. Io sono arrivato al mondo degli eventi mettendo sicuramente in campo le mie passioni personali, il mio percorso familiare personale, ma grazie ad un'occasione particolare, perché ormai diversi anni fa ricevetti la richiesta da parte di una mia cliente, a cui avevo appena terminato il rifacimento di una casa piuttosto importante, di occuparmi dell'aspetto scenografico del matrimonio della figlia che si sposava l'anno seguente. E quindi il mio ingresso professionale in questo ambito è stato proprio da architetto, cioè l'architetto, il designer, il wedding designer è quello che si occupa delle scenografie, degli allestimenti, di creare l'atmosfera. Perché poi anche un matrimonio è fatto di luoghi, è fatto di spazi, è fatto di emozioni che derivano da questo. Ovviamente poi ci deve essere un'organizzazione dei tempi, così come l'architetto organizza un cantiere, piuttosto che un regista deve organizzare un'opera teatrale. Quindi nel mio caso metto insieme diverse professionalità che fanno poi capo tutte ad un unico desiderio, che è quello di realizzare un bel evento e quindi creare un'emozione indimenticabile sia per gli sposi ma anche per i loro ospiti. Una lunga storia professionale la tua, che parte da Garini della Sforzesca, passa per Garini Immagina, sino ad arrivare oggi a The Wedding School. Sì, dunque, Garini della Sforzesca è il nome che fa riferimento alla mia prima società, ed è stato scelto partendo dal nome del luogo da cui ha origine la mia famiglia, quindi Garini della Sforzesca, ed è stata la prima società nella quale abbiamo affiancato il progetto per un giorno, quindi il progetto dell'evento, al progetto della vita, che è il progetto della casa. Da lì poi c'è stata un'evoluzione. A me piace aggiungere nuove attività, quindi senza mai abbandonare le precedenti, e quindi Garini Immagina, con la creazione del mio magazine e diverse esperienze televisive, per arrivare poi oggi all'idea di mettere in atto
pensato di mettere in produzione questa Wedding School, che è un format innovativo, il primo talent show dedicato ai wedding planner. Perché questo desiderio? Perché questa è una professione sicuramente molto bella, ma che è da un lato sopravvalutata, nel senso che molti pensano che sia molto facile poterla fare, e dall'altra sottovalutata, nel senso che non si sa quanto invece sia importante il percorso formativo. E quindi ho voluto creare un format che permettesse ai concorrenti di mettersi alla prova in tutti i campi, che sono veramente molti, tutti i campi che fanno parte appunto della formazione del perfetto wedding planner. È stata un'esperienza molto bella. Siamo online sul canale YouTube Angelo Garini Immagina, e siamo arrivati appunto nel corso di questo percorso alla nomina del wedding planner perfetto della prima edizione. È stato molto bello, molto emozionante, molto avvincente, e adesso stiamo lavorando alla seconda edizione. Quando possiamo avere qualche preview per la seconda edizione? Ma in realtà stiamo ancora valutando soprattutto la localizzazione, nel senso che la prima edizione si è svolta nella nostra casa sul Lago Maggiore, che è un posto che io amo moltissimo, un luogo a me molto caro e scenograficamente molto molto ricco. In realtà adesso ho avuto delle richieste per ambientare la seconda edizione di The Wedding School in altre situazioni, in territori che vogliono essere promossi dalla visibilità che ne può derivare. E allora, in attesa della seconda edizione, noi ti ringraziamo, Angelo Garini, Erika Gottardi, San Marino.